Signore e signori, eccoci qua, bentornati, freschi per niente come il solleone di Ferragosto, ma il mio collega tavernello sì, perché si è tagliato i capelli. Siamo pronti per una nuova giornata di Proving Grounds, signore e signori, week 4. Week 4? Io sono Ormai week Charlie e 4, com'è tavernello? siamo alla week 4 con anche questa giornata, la settima giornata, con questo giro di boa fondamentale per la classifica. Perché siamo ormai a un punto in cui le squadre ci hanno già fatto vedere di cosa sono fatte. Alcune stanno tirando dritto, altre un po' meno. C'è da dire che però abbiamo ancora tanto da scoprire. Siamo ancora a metà, vediamo sempre i Nova, gli Underworld si trovano comunque davanti. Con i Buzz che hanno fatto un passo falso contro i Fox, e di proprio di questi che si trovano quinti assieme a FN, Apocalypse, poi in fondo GGF, vorrei parlare perché hanno fatto quell'upset lì. E è stata una partita incredibile in cui sono riusciti a prendersi un'altra vittoria contro una big, direi, di questo campionato. Quindi da tenere sott'occhio in questa giornata. Importantissimi perché ci sono quei due primi posti a pari merito tra Novo e Underworld che sono ancora contesissimi e infatti sembra che ci sia il momento, si stanno cercando a vicenda per vedere chi per primo fa un passo falso. Angry Birds e Deltaland subito a seguire con un sacco di voglia di essere lì al loro posto, i primi ad attendere il loro passo falso. Away From Normal e Apocalypse invece che hanno avuto diverse battute d'arresto, in particolare tra l'altro Apocalypse che fanno ulteriori cambiamenti e cambiano anche il jungler, infatti oggi giocherà il coach in giungla. E dopo aver anche cambiato il supporto, quindi chiaramente tutte queste modifiche vanno ad intaccare la buona riuscita dei teamfight, della comunicazione, della sinergia di gruppo. E dall'altro lato c'è da dire che anche i GGF oggi non avranno una giornata facile. Assolutamente no. Underworld contro Apocalypse, una squadra che sta performando alla cantare contro un'altra che non sta riuscendo appunto a trovare alcune sinergie con il cambio anche di alcuni player che possono fare la differenza sia in positivo che ovviamente in negativo. Novo che stanno continuando a performare bene ma con alcune partite vinte un po' con leggerezza. Quindi comunque da tenere d'occhio questa partita perché ormai ogni partita rimane fondamentale sempre per il discorso del chi riesce a raggiungere qua l'obiettivo? Gli Underworld devono tirare dritto perché ricordiamolo, hanno avuto uno split difficile, devono riprendere Champion Points, Buzz, Deltaland come terza partita della giornata per poi andare a finire contro FN e Fox. Direi che comunque queste ultime partite soprattutto sono tutto tranne che scontate. Decisamente, alcune possiamo già intercettarle di più, però è importante tener conto del fatto che ci sono queste gare per la classifica. Io tendo sempre a vedere un po' anche il lato, sicuramente mental della situazione, cosa comporta determinati cambiamenti, però in questo caso bisogna dire, abbiamo già passato il giro di boa, inizia a essere sempre più importante il lavoro svolto prima e ciò che porta i team ad avere un certo posizionamento sulla classifica. Cosa significa? Che non appena si procederà alle fasi successive, alle fasi di best of five, si inizierà a fare ancora più sul serio e si inizierà a delineare chi sta andando in lizza per quarti, semifinali e poi finalissima. Proving Grounds molto importante perché ricordiamo dà la possibilità anche di diventare elegibili per il PGNAZ non appena si possa essere disponibile uno slot. Quindi è già successo, abbiamo visto che devono essere appunto settate queste cose perché ancora presto siamo appunto alla settima giornata, però ricordiamoci, i team non possono mai abbassare la guardia, possono permettersi sicuramente qualche incidente di percorso, soprattutto all'inizio, però più si va avanti, più l'imbuto si restringe. Vero, ormai ogni partita rimane fondamentale perché andiamo avanti e quindi il lavoro svolto che hai dovuto fare anche in queste partite si fa vedere fuori. E andiamo a parlare anche di questa prima partita in cui, specifichiamolo, finalmente siamo entrati in 13.13, quindi vedremo molta meno static a livello teorico perché è ancora viabile, ma Sì, però. Underworld però molto di meno Molto di rispetto a meno. prima. E sono contento di ciò. Underworld contro Apocalypse, che è la prima partita di questa giornata. Gli Underworld che sono stati sconfitti, ok, dai Novo, settimana scorsa, nella prima giornata di settimana scorsa. Però c'è da Vero? dire che continuano a giocare bene. Loro sono una squadra che una delle squadre Assolutamente. sta giocando meglio
perché i Nova hanno avuto appunto qualche incertezza, no? Forse anche un po' di leggerezza più che altro, non perché non possano giocare meglio di così. Gli Underworld invece, con tutti i cambi di roster, tutto il lavoro fatto, si sta facendo valere, perché stanno veramente performando alla grande, difficilmente sbagliano, con un Finn che sta tirando dritto, anche in ultima partita con un Xinjia Open che ha devastato, me lo ricordo, è qui. Non è la prima volta, guarda, il fatto che sai cosa, non era una prima volta per Xinjiao, per lui, e l'avevamo già visto e si sapeva, vediamo se gli Apocalypse hanno fatto i compiti a casa, primo ban per Michelazzo, il suo Gangplank che ha fatto comunque man bassa nelle ultime volte che l'abbiamo visto, quei barili esplosivi, pur essendo stato campato in early game. Dall'altro lato, Underworld bannano Irelia, Nico, e adesso vediamo se gli Apocalypse bannano il Kha'Zix, che può essere ancora un'idea, però quel Xinjiao o ha il counter pick pronto oppure... Bisogna assolutamente eliminarlo, anche perché riesce, è il suo comfort, quindi anche se si trova davanti a un counter, situazione difficile, riesce proprio a performare meglio e si sta vedendo. Ivern, che è stato comunque un po' modificato, era diventato disponibile, nerfato fra l'altro in 13.13, ma comunque rimane un campione molto viabile, anche flexibile. Finalmente Xinjiao viene eliminato e a questo punto Nico non c'è disponibile, andremo molto probabilmente a vedere Emilio, perché oppure Xanthe. Comunque hai queste possibilità. Sto guardando un po' di stats fra l'altro in Proving Grounds ed è presente nel 90, è stata presente nel 96% delle draft, quindi sia pick or ban, 96%, è tantissimo. D'altra parte, come in altre leghe del competitive, sappiamo l'importanza che ha questo campione, ed è un campione, tra l'altro, insomma, avete già visto tutti i wall text, avete visto anche voi Showmaker, ormai non è nemmeno più, oddio, un meme lo è ancora, però inizia ad essere consolidato, ok? Quindi si sa. Apocalypse startano con il first pick in giungla, scelgono proprio Maokai. Ora, Maokai sicuramente è un pick che ti può garantire solidità, però non lo vedrei esattamente come il pick prioritario quando vai a giocare contro Xinjiao, perché Xinjiao è open e anzi Maokai contro Xinjiao non ha nemmeno una fase di corsia, se così possiamo chiamarla, effettivamente altrettanto solida. Ricordiamo, Xinjiao è comunque un duellante con la passiva che ti permette di sbalzare in aria, ma forse ci stiamo facendo troppi film, perché quello è un Viego. Sì, abbiamo e c'è la possibilità di andare a prendere Viego, un altro dei suoi campioni, che avrà però comunque difficoltà, dovrà inserirsi molto bene durante i teamfight, perché può trovare appunto quelle difficoltà in quelle schermaglie in cui hai bisogno di andare a prendere le set. Sicuramente però un pick come Seraphine ti va a dare tantissimo, perché ti va a dare quel giusto peeling, quella giusta possibilità, quella mano che può andarti a permettere di andare verso quel famoso reset di cui hai fortemente bisogno con Viego. Dall'altra parte viene preso un Renekton che comunque può andare a giocare molto bene contro Xanthe, c'è da dire, e lo conosciamo molto bene, il fatto che Xanthe ormai può andare spesso in corsia centrale, quindi può andare a rompere questo matchup fra tante virgolette negativo. Fra l'altro è il Renekton e Apocalypse che nella scorsa partita è riuscito a fare tanto, quindi c'è comunque da sottolinearlo ed è un campione interessante per lui, molto importante. Tra l'altro, prima di andare a vedere questa seconda fase, c'è da dire che ci sono due potenziali flex pick in entrambe le draft, perché vediamo in R2 piccare gli Apocalypse Kai'Sa, che è sicuramente molto forte in questa nuova patch, mid e con Static. Dall'altro lato, io mi sarei aspettata di tutto contro Xanthe, però il pick di Renekton sicuramente è un pick molto forte che cerca priorità in early game. Quello che però non sappiamo è se Xanthe sarà effettivamente top lane, perché se quella Seraphine è presa per counterare la Kai'Sa, possono entrambe andare sia mid lane sia bot lane, e lo stesso può succedere tranquillamente con Xanthe e Renekton. Quindi è tutto un mind game che al momento non riusciamo ad esaurire. Infatti vediamo in questo caso che dall'altro lato viene bannata Syndra, comunque un control mage che avrebbe vita facile contro Kai'Sa, ma allo stesso tempo di là si banna Jayce, quindi non si esclude in tutto e per tutto che quella Kai'Sa possa essere bot lane, però teniamo a mente questa riflessione perché potrebbe tornarci utile. Anche perché comunque ha varie build, cioè comunque la Winsome, Navori sono due item ottimi entrambi allo stesso modo per lei, quindi quando vai Winsome preferisci avere un po' di AP, quando per esempio vai di Navori di solito vai Kraken, Navori al massimo un dente di Nashor potenziale la W, però insomma
Quelle sono le due build, oppure Full AP ovviamente quando vai a utilizzarli in questa centrale con la static. Nautilus ovviamente è un forte campione da andare ad affiancare, ok? A Kai'Sa, quindi classico, classico campione da engage, che si probabilmente dovrà incontrare Seraphine. Ancora non ci è dato saperlo. Sicuramente ora gli Underworld Però devono andare a showare queste Saya Open. carte. Saya Hopper per andare a counterare alla grande sia Nautilus che in realtà Kai'Sa, un pick molto forte in entrambe le situazioni ed anche contro Mokai. Rell, quindi a questo punto apre la possibilità ad avere un ottimo campione ok contro Nautilus, ma anche Seraphine in midlane oppure Seraphine AP carry qui. È tutto possibile. È tutto possibile. Ok, tutto più chiaro. Ora la vedo dura vedere Seraphine in top lane, ma mi servo di conservare il giudizio per tra poco. Ora gli Apocalypse possono fare la scelta definitiva: se mettere quella Kai'Sa mid o bot e Ah, scegliere la c'è mid lane Nautilus adesso, giungla, sapendo che ci sarà potrebbe Seraphine giungla. essere. Nautilus midlane. Ah, tu dici tornare al periodo MSI? La butto lì, io butto l'idea, poi L'idea c'è, vedremo. però sembra che Smithy ci farà vedere il suo Yone. Per l'ultima selezione degli Apocalypse, Yone considerato per la corsia centrale con Renekton che giocherà in top lane, quindi contro Xante confermati, e Kai'Sa per Kamikaze, che è un pick a cui lui è molto affezionato, ce ne aveva parlato anche tempo addietro. Vedremo quindi con Nautilus un pick letale, ma quella Tave è anche la nuova Rell con Xayah e sono altrettanto curioso di vederla post rework. Effettivamente è stata già nerfata, fra l'altro, in Tra 13.13, l'altro. però rimane comunque un campione molto forte. Non ha perso comunque il suo potere e soprattutto è un campione che, come hai detto bene tu, non abbiamo mai visto in questo Proving Ground. Quindi a questo punto tanta curiosità con un campione che sa in questo punto ingaggiare anche meglio rispetto a prima. Ti metti il controllo in tranquillità tramite la propria Q. Può giocare bene contro Nautilus e contro Kai'Sa. Hai Xayah dalla tua, che ti va a mettere un altro controllo. È forte sia contro Nautilus che contro Kai'Sa. Gli Underworld hanno giocato alla grande e hanno messo in piedi una draft incredibile. C'è da dire che però dall'altra parte quello Yone potrebbe un po' spezzare appunto quei reset di Viego. Potrebbe dare tanto passivo a Esatto. Seraphine. Quindi comunque da tenere d'occhio. C'è da dire che però dalla parte degli Underworld hanno Xante. E questa è una delle pochissime draft in cui non si è visto Emilio. Parlavo della presenza su quasi tutte le partite, ora raggiungiamo un'altra in cui non è presente appunto Emilio. Ed è molto strano, ti giuro, non lo so, è strano. È da pensare. Strano. È da pensare perché comunque Ivern e Rell fino a qualche tempo fa erano letteralmente disabilitati. Ok, lo sono tuttora in LEC. Vedremo dalla prossima settimana che potrebbe cambiare qualcosina dalla fase di gruppi, però non li avevamo visti, non li avevamo potuti vedere e comunque Rell ha subito dei cambiamenti che noto molto divisivi tra la community. C'è chi dice mi piaceva di più come era prima nel suo kit solido, standard, e c'è chi invece dice no, guarda, aveva bisogno effettivamente di un po' di varietà all'interno del suo gameplay, il modo in cui ingaggiava, e siamo in un periodo in cui decidere che cosa giocare bot lane è molto importante. Sì, comunque per quanto ci sono stati anche dei piccoli cambiamenti, tutto il discorso della statica è comunque ancora presente per quanto nerfata, rimane ancora un meta in Benvenuti cui nella vuoi lana giocare degli verso quella corsa evocatori. inferiore. Comunque avendo Xante puoi permetterti di giocare a quel lato, dall'altra parte l'Apocalypse con Renekton potrebbero avere Rendi secondi alla difficoltà. generazione dei minion. Ed eccoci qua con l'announcer più forte che nemmeno lo stadio San Siro. Siamo pronti a vedere la prima partita di questa giornata. Underworld Esports contro Apocalypse, due draft molto interessanti. Tra l'altro, Underworld, vi siete messi tutti coordinati, tutti rosa? Bellissimo. Bellissimo, adoro queste cose. È bellissimo quando capitano anche, per esempio, in flex, quando si è in 5 con gli amici, oppure anche Minion in azione. in Clash. Trovare queste cose è stupendo. Comunque, No, andiamo a ma se ci vedere anche pensi, Proving Grounds è tipo una flex che ci ha creduto, eh? un po'. In che Pensaci. senso? È perché sono 5 persone che vanno a competere e sono tutti viola dal lato Apocalypse, Sì, è io vi adoro. bellissimo. Vi riguardo, effettivamente sono stupendi e coordinati. Vi adoro, vi adoro. Andiamo ad analizzare quello che sta succedendo e quello Andiamo a che vederlo. stiamo vedendo. Perché Kai'Sa starti spara lunga ma con la pioggia di lame, cosa che
ormai siamo un po' persi, ok, come abitudine. Però in questo caso potrebbe essere presente ovviamente la una static per lei, una build full AP, oppure Winsor è full AP, in realtà entrambe le possibilità, perché c'è bisogno di subito fai l'ingaggio. Subito l'ingaggio, montando a cavallo Smithy rischia tantissimo, le piume di Zewi fanno male e la voglia di continuare ad andare in sarebbe veramente tanta, però già costringere al recollo dopo questo trade sarebbe utile, o comunque far sprecare pozioni. Molto aggressivo Undefined, mi piace. Sì, cercano di trovare subito in avanti, rischiano però perché comunque lo trade è andato in negativo ed ora il livello 2 è presente nella botta di Apocalypse, quindi comunque devono andare a rispettare questa cosa, andare un po' più indietro, cercare di fare altro. Volevo andare a notare anche jungler build classico con un fra l'altro un Connor e fra l'altro il coach che ha cambiato il jungler, quindi per questo match ci sarà lui e prova subito a essere aggressivo in un matchup in cui Stormbinder riesce perlomeno nei primi livelli a prendere il jungler. Maokai senza skin punito dal flash di Spellbinder, ma è comunque un ottimo trade da avere. Ha investito una flash, un flash per un flash e ciò non è andato ad intaccare l'andamento della partita. A meno che Connor ora non se ne stia pentendo, perché essere senza flash ed essere contro Viego early game ti stai costringendo ad essere preso di mira. E la prima kill, first blood per Omulfin. Quello che siamo abituati a vedere da Finn è proprio questo. Cercare subito le aggressioni in cui tu hai possibilità di andare a prendere quella kill per poi trovare lo snowball. Questo è fondamentale. Con Diego puoi permetterti anche di non riuscire a trovare questo snowball iniziale. Comunque la possibilità anche di recuperare con un buon fight, con un reset. E soprattutto appena chiuso il suo item per questo segmento torbidino che finisci. Però comunque rimane ottimo, fondamentale perché questa kill chiude il gioco dell'avversario. Per ora avrà difficoltà perché voleva andare a impattare anche quella corsa inferiore in cui comunque poteva trovare spazio, oppure perché no, riandare in questa centrale in cui Spellbinder non ha né flash né flash. 1v1 in top lane, Mikelas sta rischiando però ancora lo sbalzo in aria, non connette su It's Really Hard e questo è l'early game della top lane. Con un Renekton in un Xante che vogliono entrambi avere priorità, questo è quello che succede. Interessante che comunque siano tutti e due startati di Scudo di Doran. Torna con una doppia cotta di maglia Michellazzo per riuscire a difendersi dai danni di Renekton. E adesso vedremo Renekton come risponderà. Solo una spada lunga per lui al momento. E tutto ora si decide anche nelle side lane. Undefined. Omulfin in posizione. Dobbiamo andare avanti? Dobbiamo andare in sorbimento, sbalzato in aria, perfetto. Smithy si attacca all'ancora, ma c'è l'ustione sotto di sé, vedremo se la pozione sarà più forte. Ma nel frattempo il richiamo alla base ha funzionato per Kai'Sa, che si è messa a sicuro. Il flash di Xayah che ha provato a prendersi la kill non è andato a segno ed ora non sono riuscito a trovare effettivamente nulla se non comunque molti danni su Smithy e tanto tempo perso. Fra l'altro ovviamente Michellazzo doppia armatura perché ha bisogno del colpetto di Rovi per andare a prendere questo matchup e cercare di mantenere un vantaggio, perché prima aveva anche un minimo vantaggio di CS. Connor che cerca di rimanere anche verso quella corsa superiore e potrebbe tornare un ingaggio, ma in questo matchup potrebbe essere difficile. Prende sapling, evita la possibilità di andare nel bush, Michellazzo utilizza il flash ma per un pelo ce la può fare. È ottimo, nel frattempo gli Underworld in bot continuano ad essere aggressivi con Finn. Devono, manca l'ingaggio ma riescono a trovare lo stordimento. Con le fauci spettrali Smithy è il primo a perdere HP. Protegge Kamikaze con il suo stesso corpo. E comunque Zewi ha pochissima vita. Sì, infatti devono rispettare questa cosa, c'è una wave comunque enorme. Non c'è la faretra solare nel suo inventario, c'è da rispettare tutto ciò. Siamo attenti perché Kamikaze ha preso la prima uccisione. Zewi ora deve rimanere alla guardia perché Smithy basta un'ancora e abbiamo visto quanto può essere approssimativo l'hitbox. E qui è stato perfetta la botta di Apocalypse proprio a sfruttare questo piccolo vantaggio. Provano. Finn rischia. Ottima la malemorosa, riescono anche a prendere l'obiettivo, sì, riescono a prendere il drago, ma attenzione a Rashmon che prende la prima vita ed è quella di Omulfin. Kamikaze prende l'uccisione, 2-0 Kai'Sa, minuto 6. Attenzione a questa botte dell'Apocalypse perché ha ripareggiato quello che sta succedendo anche in quella giungla, perché abbiamo visto Finn prendere quella prima kill, cercare appunto di andare in vantaggio, chiudere il jungler avversario che potrebbe essere la spina nel fianco di questa Apocalypse, però
Comunque cercano di giocare appunto assieme all'altro. Cercano di mettere Ione in grande vantaggio, Jolek su un carry. Cercano appunto con Kamikaze in un matchup sicuramente difficile, però comunque stanno riuscendo a mettere una condizione comoda di fare tantissimi danni. Ora addirittura la rotazione, probabilmente per cercare di impostare al meglio un possibile messaggero della Landa che arriva qui proprio fra un minuto. Un minuto prima del primo obiettivo neutrale che permetterà di abbattere le strutture. Kamikaze nel frattempo pulisce l'ondata con grande velocità. Zewi ha una faretra solare dalla sua, mentre Kamikaze ha un primo spettro di quella che sarà probabilmente la statica. Ricordiamo che comunque Kai'Sa giova molto di questo item. Uno dei pochi AD carry che in botlane effettivamente riesce a darne valore, come anche Varus ad esempio. Però vediamo che cosa sta succedendo nel resto della mappa. It's really hard, si difende bene, fa staccare il conquistatore. Tra l'altro due rune diverse, vediamo che Michelazzo va per presa della natura, quindi trade che gli permettono di recuperare vita proprio per questo early game molto difficile. Assolutamente, vuole cercare anche di scalare, quindi avere quelle stack che gli permettono di fare tanto, schivare un po' quella fase di corsia difficoltosa con trade brevi molto più funzionali rispetto a quello che vuole avere il Sealy Lard con anche il Conquistatore. Quindi chissà fase in quella corsia centrale, c'è comunque Yolek molto aggressivo, uno Spellbinder che riesce sicuramente a tradare, ma ovviamente Yone riesce a essere molto più aggressivo. Connor invece verso la corsia inferiore senza la presa della natura sotto visione. Però comunque questo va benissimo, perché dà la possibilità all'AD carry dell'Apocalypse di prendere vantaggio, prendere delle solo placche e soprattutto staccare il diretto avversario sia in farm ma anche di esperienza, cosa molto fondamentale quando vuoi giocare in Tuxia. Guardiamo ora che cosa stanno cercando di fare. Apocalypse premono verso la corsia inferiore e cercano placcature il più possibile per dar da mangiare a quella Kai'Sa che è in un ottimo spot per diventare un grande carry, cosa che rientra perfettamente nel piano Apocalypse. Dal lato Underworld, una kill per Seraphine, una per Viego. Omulfin è già aggressivo entrando nella giungla di Connor che ha fatto ora il livello 6. Ci si addentra verso la parte superiore di mappa, potrebbe cercare l'opportunità Omulfin in top. E sotto visione, Zilliard cerca di rispettare anche con una wave in push, cerca di sfruttare ovviamente fin anche il recall potenziato dal messaggero della Landa. A questo punto ci sarà un Kraken per lui, spike importante, poi potrà andare sia di Trinity che Nientatore Divino. Dipenderà anche un pochettino dalla build di Mokai, no? Però comunque c'è possibilità di andare a fare in tranquillità entrambi gli obiettivi. Qui gioco di sguardi verso quella corsia inferiore, corsia superiore, corpetto di Rovi, come detto, fondamentale. Prenderlo come primo item per avere quelle ferite gravi con le tantissime cure di Renekton, che comunque col Dominus fa anche danno a P, fra l'altro, quindi c'è comunque anche da rispettare ciò. Gli Apocalypse ora con Connor con il livello 6 vogliono cercare di rimanere in quella botlane, devono continuare a premere perché sai che ora addirittura con la statica hai fisso la priorità e puoi ancora andare a premere su quella Xayah che può counterare tanto della comp di Apocalypse, quindi mantenerla dietro sarà importantissimo. Connor ha cercato il counter jungling in botlane, però si è trovato praticamente già rinchiuso dalla presenza degli Underworld, quindi non solo non avendo trovato molto, è dovuto totalmente ritirarsi assieme anche ad una potenziale offensiva avversaria. All out in corsia superiore, Dominus per il Really Hard, ha pochissimi HP, non gli permettono di essere particolarmente resistente, riesce a flashare oltre il muro, perfetto, ma lo fa anche Michelazzo, non ha niente da perdere, Perfetto, ha solo da guadagnarci, prima uccisione in top lane. qui matchup negativo, trovo il giusto spazio con la wave a favore. Questo è ottimo per lui, un flash qui in avanti. Poteva forse riuscire a doggiare il Sealy Hard, ma capisco che potesse essere molto difficile cercare di andare a cliccare dove voleva andare la Q di Michelazzo. Ottima acquisizione del top laner Presa di della Underworld. natura, Attenzione alla presa della natura qui. immobilizzato Viego, difende Undefined, cercano il Ehi, controllo ancora di Smithy! Smithy, li chiudono da dietro ma arriva anche Yone, cercano ora l'opportunità, gli HP sono pochi, Spellbinder viene ucciso da Connor e adesso tumulto di piume, Kamikaze riesce ad uccidere il support avversario e continua ora su Attenzione! Connor, Zewi e prende a sua volta una kill e Yolek chiude su Omulfin. Senza jungler entrambi i team, ma con un ace non ufficiale, visto la vita di Michelazzo, riescono gli Apocalypse a prendere priorità sull'obiettivo. Nonostante i cambiamenti, devo dire, molto uniti.
riescono a essere molto compatti, riescono soprattutto a trovare lo spazio giusto, Keisuke che non muore, va a utilizzare e va soprattutto a giocare intorno a quelle piume di Xayah. Questo è importantissimo, perché se permette a quella Keisuke di scaricare danno, e soprattutto con dei trade molto più brevi, che quello che vuole cercare di fare è questa Keisuke con questa build, è ottimo, perché i danni si sono visti. C'è comunque Yone che ora sta tirando dritto, e più andrà avanti e più il matchup andrà positivo, perché riuscirà in tranquillità a chiudere le distanze. Notevole la farm di Yone, penso sia buggata, sì, infatti non si sta giocando. Dicevo, come sia possibile che abbia vantaggio con 18 CS? È un po' complicato. Nel frattempo però, messaggio da Landa, utilizzate in corsia superiore gli Underworld, che ora devono muoversi alla ritirata, devono cercare più che la ritirata di già fare qualcos'altro, provare a costruire qualcosa sulla mappa, che altrimenti gli Apocalypse pian piano stanno prendendo spazio, e non è ciò che vuoi. Evocato il messaggero dalla Landa in corsia superiore, Underworld che collezionano alcune placcature. Devono comunque difendersi dall'offensiva. Connor era in posizione, presa dalla natura disponibile, e non ci sono molti modi per aggirarla, viste le strutture degli Underworld, delle rune, delle spell. Quindi c'è da tenere d'occhio questa fase qui. In tutto ciò, Kamikei, Static Shiv chiusa. Si va già per il secondo item. Dall'altro lato Xayah chiude Kraken Slayer e 5 minion al Kal. È un momento teso per la bot lane, perché Kamikei 3-0 e su una Kaisa è importantissimo. Nel frattempo ci aggiornano che, contrariamente a quello che si può pensare, Yone sta giocando per bene. 130 CS all'attivo. Quel 20 è solamente una formalità. In top lane vediamo l'uccisione e subito lo scambio di bara anche da parte dell'intervento di Omulfin. Qui scambio di bara alla fine ottimo, che potrebbe dar vantaggio in realtà a Renek, perché potrebbe effettivamente essere uno scambio in 1v2, situazione comodissima. Però in ogni caso una kill che sì, può rimetterlo in gioco, ma aver scambiato, aver dato la possibilità appunto di prendersi un'altra King Finn sarà fondamentale, perché lui rimane il secondo carry. Michelazzo dovrà prendere tempo, Xayah con l'ingaggio di Rell e ovviamente con Seraphine devono ingaggiare, devono trovare i danni con anche l'inserimento di Finn e, come avevamo detto anche in draft, quei fondamentali reset. Però intanto partita diciamo molto combattuta, che si sta scontrando sì, su più fronti. C'è da dire che però questa Apocalypse stanno anche sorprendendo, perché comunque hanno trovato spazio, hanno trovato vantaggio soprattutto in quella bot lane, come ho detto, un matchup sicuramente negativo. Trovare una Kaisa che ora sta addirittura andando per il secondo item, il Dente di Nashor praticamente già quasi chiuso, come possiamo vedere già ora, è ottimo per quella corsa inferiore. Un matchup negativo, quello in top lane, ma mica quello in bot lane. Quello in bot lane va più che bene, anzi, dicevamo come Kaisa si trovi in un ottimo spot, nonostante il nerf alla static, nonostante i vari cambiamenti. Comunque hai un support hard engager, hai Maokai che ti può supportare anche nella difesa della tua struttura o nell'offesa di quell'avversaria. Ed eccola qua, a proposito di strutture, senza troppi sforzi per gli Apocalypse arriva anche il primo mattone, 450 gold, tutte nelle tasche della figlia del Void. Stanno ovviamente giocando per quella corsa inferiore, vantaggio netto, hanno già la static, quindi grandissimo push. E quindi ovviamente con un Connor sempre presente in quella corsa inferiore, anche solo a coverare, senza trovare grandi azioni, sta facendo tantissimo. Un Connor che andrà comunque full tank, quindi cercherà di essere anche un po' più, tra tante virgolette, passatemi il termine, supportivo. Che comunque i danni ci sono, hai anche i danni AP tramite Kaisa, e fidatemi, ce ne sono tanti appena inizierà a avere gli item. E quindi non hai bisogno di altri danni, ma solo una fonte di tank che permetta di bloccare Finn per andare ovviamente per quel reset. Finn che però va a prendere un secondo messaggero tra Landa, questo sarà importantissimo, perché sono curioso di andare a vedere dove verrà utilizzato, che può essere utilizzato in quella bot lane per rimettere in pari Xayah, la Xayah che potrebbe andare in corsia centrale con la rotazione di Spellbinder per andare ad aggredire proprio quella torre, che ora verrà toccata però dall'altra parte da Kaisa, perché ora Kaisa con due item subito presenti in corsia centrale a pushare e a mettere tanta pressione a quella T1 fondamentale per iniziare a aprire la mappa. Ti dico, puoi valutare anche la top lane, visto il basso livello di HP che la torre top ha, considerato anche il fatto che Michelazzo sta avendo una fase di corsia giocabile.
ma che ora si troverà comunque contro Ione, che ricordiamo ha superato i 130 minion già da prima. Forse ora con la rotazione di Ione sarà più difficile, però io opterei per le side lane, a meno che non ci siano delle opportunità veramente interessanti in mid lane, e quindi allora vai a giocare attorno a dei cooldown, ad esempio attorno a dei timer come quello per il drago. Tra 50 Vero. secondi sarà disponibile e allora vuoi prendere priorità per Underworld e far decidere al team avversario se prioritizzare le torri oppure l'obiettivo neutrale. È importante questo tipo di decisione, cercatori del vuoto che vanno a segno. Ricordiamolo, quando è potenziata la doppia W di Kai'Sa, quindi cercatore del vuoto, appena hit un bersaglio verrà, il cooldown viene drasticamente abbassato. E si sente quando questo push, soprattutto questo poke, anzi, si farà sentire prima di un teamfight. E quel piccolo danno che ti va a mettere con quelle stack permette ovviamente ad utilizzare anche il sintomicida. È tutto. Ok, Kai'Sa riesce a fare tantissimo danno alla distanza, avere dei trade brevi devastanti. Ed è ciò che poi quando devi giocare intorno alle prime mid-side. Apocalypse che trovano lo spazio grazie appunto alla pressione in corsia centrale, vanno verso il Drake con gli Underworld che però, dicevi bene, volevano aggredire la torre in corsia superiore senza però effettivamente utilizzare il messaggio da Lanna. Nel frattempo vediamo che si apre una nuova landa che verrà annunciata a brevissimo e di solito quando è così sappiamo che di solito è un Hextech, però in realtà questa è una landa Chemtech, quindi volevo solamente accettare di sperare di non vederla di nuovo. In realtà era già stata definita al drago prima di questo, Che però nel sperato fosse frattempo nell'altro. ci ho sperato, ogni tanto anche il cervello ci spera più di noi e ci convince delle cose. Ho Mulfin ancora con il messaggero della landa, quindi teniamo d'occhio dove potrà metterlo perché è quasi a tre quarti di timer. Dovrà evocarlo per forza da qualche parte. A questo punto la possibilità che vada mid lane si fa sempre più concreta. A questo punto sì, perché in bot lane hai sì un potenziale di push, ma non riesci effettivamente a fare tanto. Midlane però c'è da dire che comunque quella Kai'Sa dove c'è la static non hai la priorità per poter giocare. Finn prova a essere aggressivo con il tizio di Lehard e nel frattempo le Apocalypse in quella corsia centrale prendono un ottimo push e vanno anche per la struttura. Questo è ottimo perché ti permette ancora di più di aprire la mappa rispetto agli avversari Oh oh. e anche andare a bloccare i possibili push di Seraphine che ora ha pushato, ora ha fatto crashare una wave. Comunque sta venendo presa da Yone. Quindi comunque le Apocalypse creano azioni con calma, non hanno fretta e rispondono bene anche a ciò che vorrebbero fare gli Underworld leggendolo alla grande. Qui ci stanno effettivamente sorprendendo, però devono continuare così, non devono fermarsi. Gli Underworld hanno grandissima possibilità del vedere l'errore avversario e subito stick, quindi non devono tornare indietro questa volta. Eccolo qui, corsia centrale, messaggero della landa per Amulfin. Cercano la corsia centrale, darà la prima testata e c'è l'ondata anche degli Apocalypse a rallentare questo accadimento. Smithy, Kamikei riescono a disinibire la seconda testata e ora continuano a pushare. Apocalypse che si stanno facendo trovare in forma. Underworld non stanno avendo vita facile come si aspettavano. Vero, stanno rispondendo sicuramente con anche questo utilizzo del messaggio della Landa, però tirano questi Apocalypse ed ora vedremo come si andranno a muovere. In primis per la build di Yone, perché quella a questo punto potrebbe essere una mannaia oscura, quindi ritardi la presa del mitico, oppure addirittura potrebbe essere succhiasangue. Ci sono queste due possibilità per lui che possono essere entrambe viabili. Sterak probabilmente è qui per Renekton, interessante avendo comunque tantissimi tanganti dall'altra parte può andare a bloccare. Diamo un occhio però ora alle possibili rotazioni, perché a breve ci sarà spawnerà il Baron. Non penso possa essere preso, però comunque bisogna stare attenti, fight in mid lane nel frattempo. La tensione si fa alta, infatti vediamo che ci sono una serie di uccisioni, ma nel frattempo che aspettiamo, Ah, ok. in realtà raga, è Sbagliato. solamente un'illusione Bait, ottica, l'HUD bait. è sbagliato, guardiamo cosa sta succedendo, Rashmon su due persone, Yolek che va verso gli Underworld e ora fightano, Kamikei è troppo grande per passare per le porte, prende la sua quinta uccisione, Mikelatz ucciso da Smithy e double kill e double crunch per Kamikei. Grafiche che ci anticipano, ok, Il in modo un po' futuro. brutto.
Leggono il futuro e noi non lo sappiamo. Vanno anche a prendere questo paro. Gli Apocalypse, ovviamente, comunque sa, soprattutto a PI, una value enorme sulla presa di questo Baron. Anche subito è stato bellissimo. Gli Apocalypse che hanno trovato comunque il teamfight, hanno voluto trovarlo per cercare proprio di andare a prendere questo Baron in early game. È fondamentale perché continua a mettere pressione a questi Underworld che non sanno ora come rispondere. Perché comunque non c'è una static dall'altra parte. E ciò cosa significa? Significa che non hai il potenziale di push che invece hanno gli Apocalypse. Ed ora con questo Baron ancora di più. Mossa fortissima per gli Apocalypse che stanno gestendo la partita. 40.000 gold contro i 35 degli Underworld, sembrano quasi irriconoscibili, ma questo è anche il potere del cambiamento. Può andare bene come può andare male, ma la verità è che Apocalypse, qualsiasi cosa abbiano messo in atto oggi, sta funzionando. Vantaggio di obiettivi, vantaggio di strutture e ora stanno cercando di setappare prima che arrivi questo quarto drago della partita. Stanno ovviamente cercando di andare a prendere l'anima. Comunque rimane uno spike fondamentale per loro. E devono cercare di setupare al meglio. C'è comunque tanta visione. Quindi sono lì. Sono lì, sono online. Ed ora con Baron, con Static, hai una forte presenza di mappa difficile da andare a bloccare. Ed ora pian piano posso andare anche verso quella corsia centrale. Perché puoi andare verso quella T2. Ora c'è giusto quello spazio prima della presa del Drake per andare a prendere strutture, ovviamente andando a sfruttare il Baron. Questo sarà fondamentale. Attenzione, vogliono chiuderli a panino. E non c'è nemmeno Banino ad assistere questa scena. Omulfin cerca di distanziarsi. Undefined prende tempo per il suo team, sapendo che comunque potrà andare dentro con un bel niente, visto che non ha nemmeno avuto tempo di pensare. Speravamo in una ferromanzia difensiva, ma nemmeno l'Ignite è stato possibile utilizzare. Fortissimi Apocalypse oggi, che sono decisamente solidi online e dagli obiettivo che saranno a breve disponibili. Underworld dovranno sfruttare, ma nel frattempo dovrebbero essere preparati per riuscire a difendere questo drago. Sembrano invece voler optare per tutt'altro. Vanno verso questo Drake, ormai hanno pushato, hanno preso altre kill enorme. Kai'Sa che ora a questo punto ha una daga in più. Voleva più che altro, secondo me, andarlo a utilizzare per utilizzare il potenziamento della E per potenziare anche quell'abilità. Luden per lei. Quelle W faranno ancora più male, ma tanto. Anche perché comunque ovviamente si va subito ad applicare la passiva mitica. E comunque l'alta penetrazione magica che entra nel tuo inventario e per Kai'Sa è tutto oro, ok? Che vai a prendere perché ora ci troviamo in una situazione in cui non solo è tutto ciò, ma comunque c'è tutta la squadra che ha vantaggio. E gli Underworld non stanno riuscendo a fightare. Per loro è difficilissimo, per Finn è praticamente impossibile andare a prendere un reset. Anche con un Connor che, ok, non è nel suo ruolo, è comunque un coach, certo. Ma sta giocando, comunque lo budgetta, ha dato qualche kill che non viene fra l'altro segnalata, ma comunque rimane una situazione in cui sta fightando di gruppo, stanno tutti insieme, compatti, finché non riescono a prendere una kill. E ora vanno in botlane, su Spellbinder. Cercano il bis, ma subito trova il Rashmon di Yone. Ha in risposta, non colleziona nessuna uccisione, nessuno dei due. In all out Michelazzo che cerca It's Really Hard con grande veemenza, ma anche lì non si colleziona alcuna kill. Non è il momento, non è setappato giusto, soprattutto perché guardiamo Maokai con quella build da support che può fare la differenza, ma lei nel frattempo shutdown per Seraphine che costringe al fight. Grande quantità di gold collezionato dal mid laner degli Underworld, che darà un'altra spinta in questo momento alla sua build. Troppo in avanti, forse hanno sottovalutato anche i possibili danni che poteva andare a mettere Spellbinder e quindi si sono fatti ingolosire da andare a prendere altre kill per poi andare verso la T2 in corsa inferiore. Ora vediamo, perché ora devono comunque fermarsi, ritornare back per poi soprattutto ritrovare lo spazio giusto per andare avanti. Perché cosa succede ora? Ora devono cercare ovviamente di andare a prendere l'anima, fra 2 minuti e 47 però. Prima ci sarà il Baron, un altro Baron che sarà importantissimo perché abbiamo visto, sono riusciti a prendere un paio di torri circa con il Baron. Bisogna continuare così. Sono anche un po' frenati dal, ok, siamo in vantaggio, no? Molte volte squadre anche inesperte, quando hanno vantaggio, molte volte non hanno la forza, no? Del, ok, ora
tiriamo dritto senza sbagliare, avere la mente lucida anche in situazioni di normalità in cui riesci effettivamente a prendere vantaggio. Per loro non lo è. E quindi queste sono situazioni importantissime. Ah, malissimo. Fa male. Tanto. Mi ha fatto male Irl. Aiuto. Tempesta di Luden chiusa per Kai'Sa. Terzo item, secondo AP. E Kai'Sa ufficialmente ibrida con una tendenza, però oserei dire, verso il danno magico. E lo stiamo vedendo, questa priorità te lo permette. Vediamo nel frattempo il cronografo disponibile nel suo inventario. Immaginiamo che vada per un angelo custode a questo punto. Ma non escluderei una zonia a questo punto, anche, Non escluderei. Visto quel domo... Ti dico questa cosa e la rivelerò a tutti. Per me, quando gioco Kai'Sa, la zonia è core item. Dico solo questo. Anche se vado a D, Anche se vado a D, Dendrin Ashor e Zonia per me corre. Ma esatto, cioè, se va a D, la stai buildando ibrida, in questo caso va solamente a confermare quello che è l'intenzione di una build che funziona in entrambi i sensi. Sì. Con la statica effettivamente si abilita anche questa possibilità, o meglio, si abilita a maggior ragione. È più una build sicuramente qui incentrata sulla P, ma anche quando vai a D comunque la possibilità che sei un campione che va a beneficiare tanto di questo tipo di item. Attenzione, perché vorrebbe andare tutti verso il Baron. Undefined rischia tantissimo. Prese della natura vanno prima su Undefined, che utilizza la stasi, pronto a risuscitare. Guarda Michelazzo che all out, che ha tirato fuori su Kamikei. Non riesce a trovarlo perché ha la stasi, quel cronografo non gli permette di fare la finita. E l'ultima stack di plasma si fa sentire. E la stack di piume di Zewi permette agli Underworld e permette a Viego di fare la triplo uccisione, lo shutdown su Yone, Axaya. Carneficina, non si è capito cosa è successo in questo fight. Si è solo capito che quello che stanno facendo gli Underworld sta funzionando. Barone. Il fight incredibile, ma in realtà era iniziato alla grande per l'Apocalypse, perché il Rashomon che è andato a mettere Yolek in campo è stato stupendo su addirittura tre persone. Hanno preso tanto tempo. L'inserimento di Michelazzo è stato fondamentale per andare a comunque chiudere Kai'Sa. Ed è stato tutto poi un susseguirsi di prendere tempo e iniziare a scaricare danni quando dall'altra parte Kamikei era bloccato da Michelazzo, che ha preso tantissimo. E qui parte ovviamente tutta la scenetta su Xante. Vanno gli Underworld a prendere il Baron, vanno anche a prendere un ottimo Drake per andare a bloccare l'anima avversaria. Hanno ripreso in mano questa partita ed ora è totalmente combattuta. Ne è bastato un errore, ma che in realtà non è stato nemmeno così tanto un errore, è passato un fight. Gli Underworld si sono rimessi in carreggiata completamente. Da tenere comunque d'occhio la Kai'Sa degli Apocalypse, che vuole rimanere il carry principale della partita, quindi non escluderei il fatto che la sua capacità di push resta molto forte con la build che stiamo vedendo, dotata di statiche. Sì, confermato, quindi zonia per Kai'Sa anche in questa build. Soprattutto oserei dire in questa build. 4 minuti 17 per il prossimo obiettivo. Il barone non è ancora disponibile, perché abbiamo ancora 1 minuto e 36 per gli Underworld per poterlo pushare. Ma in questo caso Apocalypse si trovano a loro agio. Momento di setup, momento di reset, in attesa di vedere i posizionamenti dei due team, perché ora si va per le torri avendo tutta questa priorità di corsia. La vuoi sfruttare e vai in side lane. Ovviamente cercare di prendere le torri ora è importantissimo, perché le Apocalypse pian piano in questi minuti avevano setappato una pressione strutturale molto importante. Ed ora gli Underworld, che hanno il Baron, devono cercare di fare a conseguenza e ripareggiare ciò che hanno creato gli avversari. Build interessante per Lione, ma sicuramente una build molto... come posso dire? Comunque ti va a dare molta curiosità. Hai l'allentatore divino e ti permette di fare anche tanti danni al tank avversario. Rimane sempre Xante, ma comunque l'annientatore divino qui è giusto. Andare ad avere anche la danza della morte per cercare anche di attutire i tanti danni che comunque arrivano e devi andare a rispettare da Zewi, perché ha scaricato tantissimi danni nell'ultimo fight e sarà importante vedere quello che succederà nel prossimo. E soprattutto quando succederà questo, quando arriverà questo prossimo fight. Perché possono gli Underworld andare a forzare ora con la fine del Baron dopo aver preso le torri? Oppure cercare di aspettare, andare verso il prossimo Drake che gli Apocalypse vogliono assolutamente contestare. Beh, diciamo che al momento c'è una situazione di quasi parità
tre torri a 4, ma la pressione inizia a farsi sentire. Corsia centrale comunque dominata dagli Apocalypse al momento che li divide per quella struttura mancante e adesso utilizza la Suprema Maokai, cerca di allontanare il nemico, ma si sta optando per la corsia top Aia. lane. Fa male. E anche Aia. questo ha fatto molto male. Anche Aia. questo, confermo. Parità di strutture in questo momento Aiuto. raggiunta. 4 a 4, seconda struttura in top lane abbattuta in questo momento. E ora si inizia a ragionare perché Underworld sono tornati in partita. Ora è tutta alla pari. Perché addirittura gli Underworld hanno preso anche leggermente vantaggio a livello monetario. Ma comunque ormai 1000 gold sono pochi. Siamo a mezz'ora di partita, siamo in completa parità. Punti chiave di questo momento sono ovviamente sia il prossimo Baron che arriva fra 2 minuti, ma essendo timer molto vicini, potrebbe esserci anche la possibilità di uno scambio, o perché no, anche di quel fight decisivo che potrebbe dare a una delle due squadre quell'obiettivo finale. Ora sta tutto al come andranno a setupare il fight, a come andranno a gestire in questo momento le site, perché c'è già Renekton lì a pushare, Xante però dall'altra parte. Quindi c'è questa dualità. Nel frattempo, tutti gli altri si raggruppano in quella corsia centrale verso il river, prendono addirittura l'Apocalypse Visione tramite Giorgio. E questo sarà importante per capire i Già. movimenti di questa Underworld, se riescono ad andare a mettere visione profonda, che non c'è in realtà di nessuno dei team, perché riescono a difendere bene la zona e quindi è difficilissimo sporgersi per andare a mettere una ward. Giorgio ha una data di scadenza sicuramente più lunga di 48 secondi. Il fatto che gli Apocalypse siano riusciti a prendere priorità su questo piccolo elemento di visione, movement speed, è importante perché questo drago è fondamentale per loro, è fondamentale per Underworld per essere disincentivato dall'essere dato all'avversario e quindi entrambi i team hanno un motivo per essere lì. Se non fosse che Michelazzo è costretto a difendere la top lane e quindi dovrà utilizzare il teletrasporto per tornare in zona dai suoi colleghi. Underworld zonano molto bene l'avversario e cercano il fight su Smithy. Fauci spettrali e cercano il controllo. Spellbinder riesce ad uccidere per primo il supporto Reset. avversario. Beast che va a vuoto, ma l'ancora del miracolo permette a Yolick comunque di utilizzare la sua suprema e riuscire a mettersi in salvo. O forse no. Fauci spettrali va sul mid laner avversario. Colpi di spada e la vendetta lacerante non sarà l'ultimo colpo di grazia. Ma ci riprova, torna indietro e pecca di tracotanza. Omulfin prende la kill e Underworld presiedono questo drago. Ormai hanno preso vantaggio, hanno capito dove fightare. Gli Apocalypse si sono scollegati in questi ultimi teamfight, hanno permesso di andare a prendere quel reset. Smithy troppo in avanti, troppo scollegato dagli altri, non riusciva ad essere avanti per permettere ai propri compagni di scaricare danno. Era solo troppo avanti, fuori posizione. Gli Underworld, parlavamo del fight fondamentale, non è in realtà arrivato, ma già questa kill ha dato tanta possibilità agli Underworld di potersi muovere, andare verso un obiettivo e anche verso il secondo Kamikei! Kamikei. Danni. Cercatore del vuoto, doggiato da Spellbinder che cerca subito la pianta con la guarigione. Ferromanzia in questo momento. Rell fa la giocata e cerca l'impossibile. Spellbinder uccide Renekton e allontana gli Apocalypse. C'è ancora la possibilità di fare il barone, ma ci sono informazioni che vengono ricevute tramite quelle ward rosse messo in lungo visione giusto dietro di loro e riescono a prendere il barone. Underworld secondo di questa partita, interrompono il recall, l'unica cosa che possono fare, ma ora vediamo la build di Kai'Sa, un breve aggiornamento sul TG del vuoto per vedere che quello potrebbe essere. Ma che cooldown ha questo cercatore del No, vuoto? non ha cooldown quando prende l'avversario. Ora ha cooldown. In questo momento ha cooldown. Prima Comunque no. vediamo un bastone AP che mi fa temere in un certo senso che il prossimo e ultimo item di Kai'Sa, 337 minion al minuto 34, possa essere un copricapo di Rabadon. Può andare anche di Voidstaff. No, di vero? Voidstaff no. Può andare di Shadowflame. Ecco. Non è la Voidstaff, ma è la Shadowflame. C'è da dire che però questa build ovviamente va a peccare degli scambi molto più prolungati, perché comunque anche con la pioggia di lame vuoi sciogliere subito Flashina, l'avversario. ancora Beast, cerca l'opportunità, però questo potrebbe condannare l'avversario. Fortunatamente per gli Underworld la kill è presa da Nautilus, ma cercano comunque l'ingaggio in Dominus. Purtroppo quella Guardian Angel viene lockata e viene lockata la kill per Kamikei. Shutdown su Omulfin.
E questi gli scambi che devono andare a creare gli Apocalypse, anche un po' di pick e po' riposizione, perché hanno notato che stava troppo avanti Spellbinder, Finnick lo seguiva, troppo tracotante anche con l'Angelo Custode, che ora va in cooldown. Questo è importante per i prossimi minuti, partita che rimane tesissima e non per nulla scontato. Era tutto il contrario di ciò che qualcun altro potessi, si poteva aspettare, perché stanno resistendo gli Apocalypse, con un paio di errori, certo, sicuramente, non pulitissimi. Ma stanno tenendo testa ai primi in classifica, che anche loro dall'altra parte, ottime cose da un lato, quest'altre che ci fanno dire, beh, potevano essere giocate meglio, anche perché ora è il Baron ed è una Baron play negativa e non era ciò che volevo. Io dico solo che prima di iniziare la giornata avevamo fatto un po' delle stime delle partite di oggi e io avevo detto occhio, perché sì, ok, Apocalypse, però, e stanno mettendo un po' in difficoltà gli Underworld, non c'è niente da Tanto. dire. Stanno aspettando che Kai'Sa sicuramente spiky, sta raggiungendo anche lei il suo ultimo oggetto, Angelo Custode. Però qui la situazione è agli sgoccioli, perché si parla proprio di cooldown, si parla di item. Dall'altro lato c'è da dire che Seraphine e Yone non hanno ancora chiuso il loro quinto item all'effettivo. Però guardiamo la build di Maokai, sta andando full, full support. Hanno una frontline impenetrabile gli Apocalypse. Sì, questo però potrebbe appunto dare una pecca proprio su quel punto di vista, perché comunque nella redemption un po' del cavaliere è proprio più supportivo che proprio tank a tutti gli effetti. Attenzione agli Underworld, vogliono prendere spazio, hanno ancora il Baron, Teleport, sta fightano! arrivando Renekton che sta per attivare il Dominus, eccolo qui in questo momento, guarda quanta vita recupera Mazzewi, lo uccide e nel frattempo va in Rashmon che non gli permette di andare in avanti, double kill per Xayah e continua Kamikaze a cercare l'opportunità ma l'ultimo viene giustiziato, guadagna tempo con la stasi, shutdown per Underworld che lo trovano il canto del cigno avversario in quest'ultima azione, cade la prima torre, cade la seconda, si va verso il Nexus e che fatica vincere questa prima partita Underworld 6-1 in Proving Grounds. Wow, gli Underworld fight perfetto in quella corsa inferiore. Era proprio ciò che volevano perché hanno aspettato il momento giusto in cui potevano fightare 5v5, tutti insieme in cui potevi andare a prendere un reset e dopo aver preso il reset potevi anche andare a utilizzare le piume. Perché nei fight in cui hanno perso gli Underworld sono sempre stati fight in cui Xayah non ha potuto scaricare i danni. Ora è arrivato quel fight, hanno vinto la partita. Era l'unica condizione per Underworld di riuscire a vincere questo game, riuscire a trovare un teamfight in cui si neutralizzassero prima gli abilitanti di Kai'Sa. Kai'Sa da sola in un teamfight non ha la possibilità di essere così pericolosa come magari in 1v1 oppure come in 2v1. Vero. Ha un kill potential altissimo, ma solo se abilitata. In teamfight, una volta che hai eliminato Nautilus, hai eliminato Maokai. Ogni cosa che le può fare da peeling, purtroppo lei non ha risorse per difendersi a sufficienza, e Vero. l'abbiamo visto. Devi cercare un pochettino di andare più sul pick e fuori posizione, più che cercare proprio il fight prolungato in cui ovviamente la casa D va a workare anche meglio, comunque la casa più ibrida che full AP. E questo è stato un problema perché all'inizio sono riusciti a prendere spazio tramite la static, poi non più, poi non hanno preso più quello spazio, hanno iniziato a fightare nelle condizioni degli Underworld, perché nei fight vinti da loro sono stati sempre un qualcosa in cui sono riusciti a far applicare danno a Xayah e Viego ha preso dei reset. E quindi hanno bloccato il grandissimo sostegno che vuole avere Renekton 5 contro 5 perché i danni erano superiori, c'era comunque Xante che riuscivo a prendere tempo e questo era ottimo per loro. Non dovevano andare a ingaggiare così gli Apocalypse. C'è da dire che, però, anche con questi tanti cambi, c'è un grande margine di miglioramento, secondo me. Early game comunque era molto solido, la fase di corsia Kamikaze l'ha gestita perfettamente, l'ha riuscita a gestire letteralmente, anche quasi a dominare oserei dire. In mid lane siamo riusciti a fare poche considerazioni, considerato il fatto che non avevamo la possibilità di vedere lo stato attuale monetario dei CS, diciamo, visto che appunto Vero. c'era qualche problema, ma quello che è stato importante è che Seraphine non riuscisse ad itemizzare velocemente.
Perché quello le avrebbe permesso di spostarsi per la mappa, avere molte più solo kill di quelle che voleva, ma in tutto ciò quel Renekton piccato come counterpick e che va a letteralmente soffrire la corsia contro Xante. Ha sofferto più che altro. Comunque, nei fight riusciva a creare sicuramente qualcosa. C'è da dire che, però, dall'altra parte, Xante è quel blind preso in B1 che è riuscito comunque, in ogni caso, a fare sicuramente la differenza. E questo è il motivo per cui si è andato a selezionare quel campione rispetto in confronto a Milio, per esempio, che comunque era ancora viabile. Hanno preferito andare di questa rel che comunque ne fa performata alla grande, Molto bene. permettendo appunto di andare a applicare le condizioni di vittoria che ho citato prima, cioè di Viego e Xayah. Fatto ciò, puoi andare a vincere il teamfight. Ed è stato tutto grazie a Xante, a rel che sono riusciti ad impostare anche ovviamente ai controlli e ai danni di Seraphine, perché fra l'altro sta andando con la P e di danni ne scaricava anche lei, ad abilitare quelle due condizioni di vittoria. All'inizio hanno faticato, ma poi appena hanno ingranato, soprattutto andando a vedere dove gli avversari stavano sbagliando, hanno trovato il varco, si sono inseriti e hanno vinto la partita. Sarei curiosa di vedere che cosa, o meglio, sarei curiosa di vedere la quantità di danni, proprio il grafico dei danni totali inflitti ai campioni da parte, appunto, dei giocatori, perché capiremo molto anche dello stato della build attuale di Kai'Sa AP e, di quanto effettivamente è riuscito ad avere impatto Yone nella partita e nella fase di corsia. Yone che comunque si rivela un pick molto situazionale, che non puoi utilizzare, beh, blind veramente poco, proprio per il fatto che ha sì dei controlli, si può posizionare molto in avanti anche senza una fonte di peeling, perché poi riuscirà a tornare indietro in sicurezza, comunque per trade Vero. molto brevi, però qua sono un po' titubante già sulla draft. Grande solidità invece per gli Apocalypse in giungla. La giungla che è stata letteralmente fillata, non potevano chiedere di meglio in quella situazione, perché serviva una Vero. giungla che fosse quanto più affidabile possibile, e l'hanno avuto un Maokai full support, con Sì, Virtù Radiosa un e Redemption. Maokai full support, quindi low budget, significa che ti dà la possibilità di andare a applicare le tue risorse monetarie in altro e soprattutto sulla mappa. Il problema era il fatto che hanno dato così tante risorse a una Kai'Sa che nei fight non faceva il suo lavoro. Perché abbiamo detto, negli scambi brevi quella build funziona tantissimo. Ormai sto spammando Kai'Sa e Jinx a manetta perché ho cambiato ruolo da un paio di mesi. Quindi ho studiato un pochettino Kai'Sa. In questi casi hai tanta possibilità, Confermata. ma soprattutto vai a potenziare la Q tanto tardi. E quello è un problema grandissimo. Quindi non hai comunque quel danno che ti va a dare per cercarti è fondamentale. E soprattutto negli scambi brevi, non va, scusate, negli scambi prolungati non funziona come dovrebbe. E gli Underworld hanno capito ciò, hanno rigirato un po' la frittata, come si suol dire, e sono andati proprio a puntare su quelle cose su cui quella build peccava. Perché oltre a lei, sì, c'era Yone, ma non riusciva a fare tanto, perché c'erano tanti controlli che mettevano giù gli Underworld e non riuscivano a trovare lo spazio per andare a mettere Yone in condizione di fare quel danno che voleva fare. Sì, devo dire che è uno dei motivi per cui non sono così fan in botlane di quel tipo di build, devo essere sincera, la preferisco quando viene giocata mid lane per ovvi motivi, per scambi più brevi, Certo. per interazioni proprio diverse, e vale appunto molto di più in quel caso la forma assassin. Quando sei in botlane hai bisogno di wave clear, hai bisogno di essere assistita e di essere molto più in avanti del tuo carry avversario, quando in questo caso l'opzione scelta è stata: ok, andiamo a giocare in botlane con una build che ci permette di andare in molto presto, ma allo stesso tempo non c'è stato questo spike che ci si aspettava. Nel frattempo, siamo pronti per l'intervista. Abbiamo Blood Moon per gli Underworld. E visto che non No, parlo sempre io, mi sono portato vabbè. l'amichetto. E io. No, È vabbè, venuto ma anche questo è un lui. buff. Questo era per lui le orecchie. Come si Chiamami. chiama? Allora, Augusto. Cioè, Augusto, benvenuto in Proving Grounds. Molto piccolo, molto giovane lo vedo. sì, diciamo che piccolo è una grossa definizione.
è anche molto attivo. Ma è bellissimo. È peccato che non ho la mia oggi qua. Vabbè, guarda, mandano sempre me perché i player non funziona. Io probabilmente ho l'audio della webcam e neanche quello del microfono, però va bene così. Ce la facciamo andare bene. Nel caso faccio finta di avere il microfono serio. Allora, Blood Moon, parliamo un attimo di questa partita, perché dall'altro lato Apocalypse sembravano star giocando veramente sopra le aspettative, nonostante i cambiamenti che erano stati fatti a livello di roster. Come, secondo te, gli Underworld sono riusciti a rispondere, soprattutto considerato l'early game? Allora, in realtà l'early game è stato sinceramente abbastanza particolare, però i cambiamenti che abbiamo avuto al roster, del loro roster, sono stati annunciati tardi per noi. Abbiamo saputo che giocava il coach tardi, oggi pomeriggio, quindi abbiamo dovuto cambiare un po' di piani in corso, quindi ci sta che ci siano stati degli imprevisti all'inizio del game. Dopo comunque sono riusciti a recuperare, che è la cosa importante. Sicuramente ci sono da rivedere molte cose. E a proposito di questo, c'è proprio anche da dire il fatto che sono riusciti a rimanere molto solidi e avevamo visto che c'era Xinjiao Open, che per Omulfin è ormai un trademark, non c'era niente da fare. Noi caster sorpresi che non fosse stato bannato, ci aspettavamo che lo instaloccassi, invece è andato di Viego, un altro suo pick comunque molto forte, che però in early... È stato particolare anche che ci abbiano lasciato un Melee Open. Più che Xinjiao. Tra l'altro. Cioè, Emilio non impareranno mai a bannarcelo, è tipo sempre open, ogni game rischiamo salire. Ogni volta rimaniamo stupiti da questa cosa. E comunque avete giocato tutt'altro, avete deciso di provare la Rell che si è rivelata molto utile nonostante i cambiamenti, dicevamo prima appunto che c'è chi la preferisce prima e dopo. Comunque un bel colpo, un bel contraccolpo quello da parte di Underworld. A questo punto quello che viene da pensare è... Oltre alla disputa tra Novo e Underworld, su cosa dovrebbero prepararsi i team per sconfiggerli? Per provarci? Guarda, non credo che neanche la disputa tra Novo e Underworld sia un grosso problema. Cioè, l'ultimo game che abbiamo avuto contro Novo, come hanno detto loro stessi, è stato un game che è stato abbastanza brutto per un underperform da parte di tutti. Non siamo arrivati in official nelle migliori condizioni e quello è stato sicuramente un grosso problema, ma è perché c'erano direttamente problemi prima, dall'inizio della week. Quindi... siamo arrivati semplicemente in una situazione in cui non potevamo performare bene e credo che la prossima volta andrà molto meglio rispetto all'ultima. Quindi credo che neanche Novo sia un grosso problema per noi al momento. Dichiarazioni di intento forte. C'è lui che mi sta mangiando la mano, scusate. Lui è il benvenuto, io sono... Guardati, hai la mia benedizione. Hai la mia benedizione, finalmente team cani in Proving Grounds, anziché gatti, basta gatti, ne abbiamo visti a sufficienza, team Cavalier King, ci piace, sono super d'accordo. Blood Moon, prima di salutarci c'è qualcosa che vuoi dire a Proving Grounds? Guarda, sinceramente qualcosa in particolare no, perché vorrei che sistemaste questa roba delle interview, perché ogni volta mandano me, cioè a me va bene tutto, però siete simpatici, ma anche tutte le sere no. Ma non è tanto problema di team, è che noi abbiamo provato due persone e nessuno funziona, il sito. E quindi è un po' un problema. Pazzesco. Avviseremo. Prendiamo, se no facciamo come in piginazza, facciamo le immagini e poi li facciamo parlare e basta. Così sarà anche. Mettete loro, mettete lui e fate parlare Zegui. Sono d'accordo. Quanto si somigliano. È bellissimo. Sì. Bellissimo. Blood Moon, grazie mille per questa intervista, grazie anche al tuo piccolino per la partecipazione. Noi ci vediamo presto nelle prossime interviste in Proving Grounds. Ciao! Grazie a voi. Ciao! Hai avuto anche il cane. So che tu soprattutto sei team cane, quindi finalmente dopo tanti gatti che noi apprezziamo, noi apprezziamo. Io apprezzo apprezziamo, entrambi, apprezziamo cioè, anche i gatti, però tutto. In questo caso particolare mi sento molto coinvolta. Era... sì, un bel cane, Nulla da dire. Partita... Tornando alla partita, sicuramente un po' sporca di questi Underworld. È un po'... c'è sempre qualcosa da migliorare. Come i Nova hanno sbagliato qualcosa anche nelle vittorie, anche qui c'è stato qualcosa da migliorare. Però noi dopo questa partita lunghissima, un'intervista bellissima con un cane, ci prendiamo una piccola pausa e ci vediamo tra poco. Tra poco.